Ciao a tutti, oggi voglio parlarvi di come funziona il premio Campiello. Chi mi segue sa che tendo a seguire con molta attenzione alcuni premi letterari importanti, innanzitutto perché è divertente, ma anche perché vengono fuori alcuni spunti letterari molto interessanti. In altri video ho parlato del premio Strega anche in modo critico. Oggi però voglio parlare soltanto del premio Campiello. Anche perché, a mio avviso, è il premio letterario italiano più credibile al momento. Qualche giorno fa è stato eletto il libro vincitore del premio Campiello 2022, e cioè I miei stupidi intenti di Bernardo Zannoni. Vi dico subito che non ho letto questo romanzo, e quindi non posso darvi la mia personalissima opinione sul libro. E in tutta onestà non so neanche se lo leggerò in futuro. Però la vittoria di un esordiente al premio Campiello può fungere da stimolo per un ragionamento più ampio. Ma entriamo nel vivo del video e vediamo quali sono i meccanismi che regolano il premio Campiello. Innanzitutto, il premio Campiello ha una giuria di letterati che viene nominata di anno in anno dal comitato di gestione. Lo stesso comitato di gestione nomina un comitato tecnico composto da tre specialisti in letteratura italiana contemporanea che hanno il compito di stabilire o no l'ammissione al premio delle opere proposte. E qui c'è la prima nota di merito. La giuria dei letterati può e deve proporre un tot di libri per la partecipazione al premio. Poi però ci sono questi tre specialisti, c'è cioè questo comitato tecnico, che ne giudica l'ammissibilità. La stessa cosa al premio Strega, per esempio, non avviene. Ma del premio Strega ho già parlato in altri video, quindi vi rimando lì se volete approfondire. Quindi comitato tecnico uguale tre specialisti in letteratura italiana contemporanea che hanno il compito di dire questo sì, questo no. E quindi fanno una prima grande scrematura dei libri segnalati dalla giuria dei letterati. La cinquina finale invece viene votata esclusivamente dalla giuria dei letterati e non esistono ex aequo. Insomma, deve venire fuori per forza una cinquina anche attraverso dei ballottaggi. E qui entra in gioco l'altro aspetto positivo del premio Campiello, secondo me. E cioè, dopo che un comitato tecnico ha scremato i libri segnalati, dopo che la cinquina finale è stata espressa dalla giuria dei letterati, a decretare il vincitore finale è una giuria popolare, e cioè la giuria dei 300 lettori. Avete capito bene? La giuria dei 300 lettori è una giuria popolare nella quale possono entrare tutti, semplicemente candidandosi sul sito del premio Campiello. Devi avere la cittadinanza italiana, devi essere maggiorenne e devi soddisfare il criterio statistico della distribuzione geografica e socio-professionale. Insomma, è un campione statistico. Ecco perché nella giuria dei 300 lettori ci può essere di tutto. C'è chi legge 100 libri all'anno e chi ne legge uno. Ma questa giuria popolare, secondo me, è un'ottima cosa, perché elude completamente tutte quelle logiche di interesse delle case editrici, le quali legittimamente spingono affinché un proprio libro vinca un premio letterario così importante. Attenzione, non sto dicendo che la giuria dei 300 lettori faccia sempre vincere il libro giusto o il libro migliore. Perché non è così? Però almeno il vincitore o la vincitrice non si possono prevedere. Il Campiello è un premio imprevedibile, al contrario del premio Strega. Certo, è ovvio che un romanzo come Lo Stradario aggiornato di Tutti i miei baci di Daniela Ranieri, che è lungo 700 pagine, difficilmente può essere premiato da una giuria popolare. E infatti in finale ha preso pochi voti. Anche Il tuffatore, per esempio, di Elena Stancanelli, che è un libro pieno di storia e pieno di nozioni, poi ve ne parlerò nelle letture di agosto, è difficile che possa riscuotere successo. Ma io, al netto di tutto questo, preferisco comunque il verdetto di una giuria popolare, la quale quest'anno ha fatto vincere uno scrittore esordiente, stupendo quindi tutti. Anche qui devo precisare che la vittoria di un esordiente al premio Campiello non è di per sé una cosa positiva. Anche perché il libro, ripeto, devo ancora leggerlo. Ma almeno è una presa di posizione netta e chiara. Al Campiello sai che premiano il libro e non la carriera, e questo non è poco. Spesso si premiano grandi scrittori con libri minori. Vuoi perché qualche anno prima è arrivato secondo, oppure perché quella casa editrice è forte, oppure per altre dinamiche. Al Campiello questo non succede. E poi l'anno scorso ha vinto Giulia Caminito con L'acqua del lago non è mai dolce ed è un ottimo romanzo. Per concludere, il premio Campiello è un premio credibile e secondo me sui social se ne parla troppo poco. L'anno prossimo ho intenzione di seguirlo di più e meglio. Ciao a tutti!